Ebbene, l'olivo è conosciuto sì come fonte di alimenti, basta pensare alle olive, come fonte di condimenti, basta pensare all'olio, tutte le... ma la cosa nuova qual è? Quella che in realtà ci viene offerta anche dalla medicina tradizionale, l'uso delle foglie. Cioè l'uso delle foglie nella medicina popolare è sempre stato portato avanti, come dire, anche dagli nostri stessi contadini, piuttosto che dalla tradizione erboristica, come decotto utile per abbassare la pressione arteriosa. Sì. Ok, e fin qui ci siamo. La novità qual è? Che questi che sono dati che vengono dalla medicina tradizionale sono stati confermati dalla ricerca scientifica. Addirittura, francamente, dobbiamo andare in Nuova Zelanda per trovare dei ricercatori che hanno condotto dei trial clinici, cioè con degli studi condotti con metodologia occidentale, certo, scientifica, che dimostrano che cosa? Un dato importante, che l'estratto delle foglie dell'olivo, che non contiene olio ma polifenoli particolari come l'olio rupina ed altre sostanze ancora, che cosa fa? Migliora l'efficacia della nostra insulina che noi produciamo, cioè diventa un rimedio, e questo è stato dimostrato, utile per i pazienti sovrappeso, per i pazienti che abbiano la sindrome metabolica, cioè un po' di sovrappeso, ecco, di ipertensione e di glicemia. Anche per dare un'idea ai nostri telespettatori, sì, insomma, come si trova? Non si possono mica masticare queste foglie? No, questo no, lo possiamo utilizzare e lo utilizziamo in forma di estratto, in sì, forma, cioè noi andiamo a prendere delle tecniche particolari, sì, che oltretutto stiamo mettendo appunto anche con il nostro centro di ricerca tra l'Università di Firenze, Careggi, il nostro ospedale, sì, e la Regione Toscana, proprio per validare sulla popolazione del Mediterraneo, sì, sulla nostra piuttosto che sui nuovozelandesi, che cosa? L'efficacia contro la sindrome metabolica, abbassa la pressione, ecco, abbassa i trigliceridi. È vero che oltre l'olio d'oliva si sa, fa ingrassare, che è un bel nutriente. Le foglie no. Le foglie fanno dimagrire? Già, perché... è un albero miracoloso allora. È un albero veramente prezioso, per l'appunto è il nostro, è del Mediterraneo, certo, e quindi noi abbiamo voluto produrre questo progetto articolato di ricerca proprio per dare consistenza a che cosa? A un materiale che viene vissuto come materiale di scarto, le foglie vengono lasciate cadere. Ma di solito vengono usate anche per dare il colore all'olio in certi casi, no? Per dare perché questo è un estratto proprio di foglie di olivo, questo che noi vediamo qui rappresentato liquido, e come vedete ha lo stesso colore dell'olio. Allora.